Via Tiziano presa d'assalto da pulci e zecche. I residenti della suddetta strada della periferia licatese, sita nei pressi di Via Palma, essendo una traversa di Via Borromini e Via Vanvitelli, chiedono un urgente intervento, in quanto stremati dalla problematica evidente che si registra nella zona e che li ha spinti perfino a prendere provvedimenti fai da te attraverso una disinvestazione che a quanto pare non ha dato i risultati sperati, dato che le pulci sono ancora presenti e sempre più numerose. Noi praticamente da un po' di tempo qua che siamo mezzo proprio alle sporchezze, mezzo alle pulci, mezzo alle zecche, che non ce la facciamo più. Ora io tante e tante belle volte sono andato sempre a reclamare all'ufficio qua, all'Ausuil, e mi hanno mandato diverse volte l'ex prefettura di qua delegata. Là mi hanno fatto parlare con il geometra Bugiate mi ha mandato nel geometra Bennice, quello mi manda nell'operai. Purtroppo è una cosa che non si risolve di proprio a niente. Allora mio figlio, anche noi, abbiamo comprato 20 volte del veleno, l'abbiamo fatto sulla strada, l'abbiamo fatto a tante parti. Questa è una cosa che non ce la facciamo più in quella zona, che è esattamente Contrato Olivastro, sotto l'ospedale Licata. Diversi residenti della zona ritengono che una delle cause della presenza di questi parassiti possa essere la pressante presenza di branchie di cani randagi che gironzolano indisturbati tra quelle vie, ma anche di diversi abbandoni di cuccioli tra quelle strade. Noi ci stiamo vedendo un po' di lustro all'Licata soltanto con l'avvocato Balsimo, che l'avvocato Balsimo aveva messo all'Licata in moto tutti i servizi che accorrevano all'Licata. È caduto questo sindaco Balsimo, è caduta la città, è caduta veramente, perché non vanno nessun servizio.